alla Lega Pro. Luca Castelli Romani sale tra i professionisti partendo dal purificato Lungo Sanofondi per 2-0 grazie alle reti di Chiesa e Cicladini alla ripresa. Luca Castelli che però deve attendere il sesto minuto per andare in vantaggio. Infatti la prima azione è dei padroni di casa con D'Agostino che prova questo lob che si perde però sopra la traversa di uno stadio abbastanza vuoto per la solita calorosa tifoseria del Fondi. Il vantaggio della Luca Castelli Romani arriva al minuto numero 6 con la diagonale da parte di Chiesa che si perde alle spalle di Nicoletta per 1-0 in favore degli ospiti. È il gol che di fatto va alla Lega Pro con il pareggio della Viterbese in influenza in campo dell'Isola Liri per 1-1 che porta a 10 così punti di vantaggio della parte della squadra di Galluzzi. Il Fondi reagisce all'istante ed è ancora D'Agostino qualche istante dopo al minuto numero 12 e a creare questo pericolo nella porta di Tassi che però blocca a terra e para. Poi sale in cattedra il numero 2 dei padroni di casa Cirilli che praticamente a porta spalancata spara ancora su Tassi. Altra occasione sulla ribattuta ma la Luca Castelli Romani riesce a difendersi molto egregiamente. Ancora Fondi verso quando sul cronometro sono 26, l'azione tutta in verticale, questa volta sembra vincente con il pallone che arriva questa volta a Cartillo, ma ancora Tassi si oppone bloccando il numero 9 della formazione di Pokeshi. Luca Castelli che si rende poi pericolosa al numero 36 con il calcio di punizione ancora di Chiesa finito però sull'esterno della rete. Luca Castelli che si rende pericolosa sul finale della prima frazione di gioco al secondo minuto di recupero. È ancora D'Agostino a servire il neo entrato con il numero 15 a Tessi e la rima alla respinta ancora da parte di Tassi che para in due tempi. Poi per il direttore di gara dice che è tempo dell'intervallo. Nella ripresa Fondi che tenta ancora la via del pari con il calcio di punizione da parte di D'Agostino al minuto numero 12 della ripresa, ma la barriera devia in calcio d'angolo. Luca Castelli che mano a mano riesce ad abbassare il ritmo trovando il contropiede, la prima volta riesce a trovarlo quando il minuto sul cronometro sono 17 della ripresa. La palla va a Siclari e entrando in area di rigore trova il diagonale vincente per il 2-0 con la palla che sbatte sul palo. E il gol che congela di fatto la promozione in Lega Pro da parte della formazione di Galluzzo con il Fondi che da qui in avanti ne avrà più ben poco rispetto a quanto aveva mostrato fin qui. Luca Castelli che sfiora infatti il 3-0 al minuto numero 29 della ripresa quando Icardi a mangiarsi una clamorosa occasione da gol con l'anticipo ottimo da parte della difesa rosso-blu. Poi il pallone finisce nei pressi di Noman ma la palla poi si perde sulla fondo. Ultime emozioni che arrivano ancora dalla Fondi che tenta quantomeno di portare il punteggio sul 2-1. È ancora D'Agostino a spirare l'attacco rosso-blu quando il pallone finisce nei pressi del numero 19 Evapo. Tassi fa buona guardia e para e poi non c'è più tempo per la festa finale della Luca Castelli Romani che sale così in Lega Pro stabilendo un record per la Regione Lazio per quanto riguarda le professioniste. C'è infatti sotto Roma, Lazio, Frosinone, Latina e Luca Roma. Ecco, la Luca Castelli Romani di Galluzzo.